Siamo con Giuseppe Apicella, leader della lista Alternativa Civica. Questa sera presentate ufficialmente la coalizione. Iniziamo dal simbolo, perché le tre spighe di grano? Ma le tre spighe di grano vogliono certamente simboleggiare il nostro paese, cioè la tradizione del nostro paese, tant'è che queste spighe di grano le ritroviamo nel confalone del comune e quindi ci riportiamo un po' al passato. Vogliamo un po' rimettere la tradizione in gioco, perché evidentemente bisogna tornare un poco indietro per capire un poco la situazione di questo paese allo stato attuale e quello che era prima. Parliamo un po' dei singoli candidati, una sintesi su ogni uno dei 16 candidati. Partiamo da Emanuela Abate Giovanni, una dottoressa in psicologia. Sì. Una giovane ragazza che si avvicina per la prima volta alla politica e ha accettato con entusiasmo l'invito che le ho rivolto a partecipare a questa competizione. È motivata e vorrebbe in qualche modo dare un contributo molto molto serio per questa vittoria della nostra lista. Nicola Picella, geometra. Nicola Picella è un geometra, è anche un giovane imprenditore, un imprenditore pulito, un imprenditore che in effetti concepisce l'attività imprenditoriale in modo serio e senza quella voglia di volere a tutti i costi progredire nell'attività in modo non serio. È un ragazzo, è una persona seria ed è conosciuto e molto stimato in paese. Poi Paolo Bottigliero, avvocato, già candidato alle provinciali per il Partito Democratico. Vabbè, Paolo Bottigliero è un volto noto a Trento, alla Ducenta, perché già è stato impegnato in una competizione provinciale, nella passata competizione provinciale appunto, è un avvocato stimato, giovane, voglioso di contribuire oltremodo alla vincita di questa competizione. Poi troviamo Nicola Cantone, imprenditore nel settore dell'arredo. Altro giovane imprenditore nel settore dell'arredo, conosciuto sul territorio perché in effetti è continuamente in contatto con i cittadini di Trento Alto Adige proprio per la propria attività. Uno che guarda lontano, uno che non si ferma quando trova un ostacolo, quindi è effettivamente un punto fermo per questa lista. Poi il geometra Giuseppe Cerullo. Giuseppe Cerullo già è stato impegnato precedentemente in una competizione elettorale, ha avuto un buon successo e quindi è da riproporre, perché evidentemente questa volta il suo successo sarà certamente migliore. Poi troviamo il dottore commercialista Francesco Di Caprio. Francesco Di Caprio è già un esperto della politica, volto notissimo a Trento Alto Adige, stimato dottore commercialista ed è ben voluto da tutto il paese, quindi sarà un punto di forza per questa nostra lista. Poi c'è Raffaele Di Lauro, che è assistente tecnico scientifico del Ministero dei Beni Culturali. Vabbè, Raffaele Di Lauro è conosciutissimo perché da moltissimi anni impegnato in politica, si è sempre distinto per la sua serietà e per la sua abnegazione, è uno che lotta e sa lottare, quindi ci sta bene in questa lista. Poi Tommaso Lemma, che è un dipendente del Ministero dell'Economia. Altro giovane di spessore, uno che in effetti le cose non se le fa dire ma le dice e quindi propenso a lottare e a sacrificarsi affinché questa lista possa vincere le elezioni. L'avvocato Giuseppe Maiolica. Giuseppe Maiolica è molto conosciuto anche perché è parente a un altro Maiolica, l'avvocato Maiolica più conosciuto sul territorio, è suo nipote, Peppe Maiolica è suo nipote, ha voluto a tutti i costi stare in questa competizione perché dice che in effetti le sue idee le vuole portare avanti e le vuole manifestare in un gruppo giovane, visto che ci sono tanti giovani, lui vuole a tutti i costi partecipare e ha partecipato. Giovanni Mottola, biologo. Stimato professionista, noto in paese, è uno che in effetti forse si vede poco perché sempre impegnato per la propria attività, ma è uno molto conosciuto e quindi ha voluto dare la propria disponibilità, la propria competenza per iniziare un'attività nuova, perché in effetti è la prima volta che si impegna in politica. Vincenza Nunez, ragazza che opera nel settore sociosanitario, molto
molto, molto ben voluta, specialmente dalle donne, perché è una di loro, è una che ha grinta, lotta e vuole lottare. Luigi Perfetto, architetto? Vabbè, Luigi Perfetto è un altro molto noto di Trento La Ducenta, molto esperto della politica perché più volte candidato sia al Consiglio Comunale e anche nell'ultima competizione provinciale è stato candidato come consigliere provinciale. Ha avuto un buon successo, è certamente un punto di riferimento per molti perché è impegnato sempre sul territorio, 365 giorni all'anno, e sarà un mio punto fermo in questa campagna elettorale, un punto di forza per tutti quanti. Francesco Pirozzi? Francesco Pirozzi è un giovane, anche se in effetti già ha partecipato in tempo passato a competizione elettorale, è stato anche assessore comunale, vuole riprovare a fare questa esperienza, ha accettato con entusiasmo l'invito rivolto dal suo partito a competere e quindi ha accettato di buon cuore e vuole dare tutta la sua esperienza per contribuire anche lui alla vittoria. Poi l'ingegner Nicola Russo. Ebbene, Nicola Russo non ha bisogno di presentazioni perché in effetti è molto conosciuto, è stato sempre un uomo di punta del partito in cui ha militato, attualmente responsabile provinciale per l'Italia dei Valori, ed è stato uno dei promotori e fautori di questa lista. Ingegner Raffaele Traettino. Ingegner Raffaele Traettino è un giovane ingegnere molto stimato da gran parte del paese, anzi da tutto il paese, ed è per la prima volta impegnato in una competizione elettorale, anche lui voglioso di dare un contributo forte per la vittoria di questa lista. La professoressa Teresa Vinciguerra? La professoressa Vinciguerra è molto conosciuta a Trento La Ducenta perché è una docente dell'Istituto Alberghiero di Aversa, è molto conosciuta e molto stimata, impegnata in più attività anche sindacali, per cui la ritengo evidentemente un punto di forza, specialmente perché fa parte di quel settore che io definisco particolare, che è quello delle donne, una donna molto aggordita, molto decisa. E infine chi è Giuseppe Avicella, il candidato sindaco? Giuseppe Avicella è una persona che vuole in qualche modo dare un contributo forte per risolvere qualche problematica di questo territorio, un territorio mortificato, un territorio offeso, un territorio purtroppo un poco abbandonato. Le colpe non le voglio attribuire a nessuno, evidentemente voglio dire che non tutti hanno partecipato affinché questo territorio venisse ricordato, non per fatti negativi come quelli che tutti quanti conosciamo e che richiamiamo ogni tanto, cioè quelli che ci hanno visti protagonisti ultimamente, negli ultimi periodi, parlo della questione Setola e tutte le altre questioni che chiaramente non ci fanno onore. E quindi avrei voluto che tanti amici impegnati nelle passate amministrazioni e quindi hanno avuto possibilità di amministrare questa provincia avessero fatto qualcosa per ridare splendore a questo paese, perché Trento La Ducenta merita di essere considerato, merita di essere considerato un paese all'avanguardia, forse tanti anni fa lo era, oggi non lo è più. Tutto questo certamente non deve far piacere né a me né a tutti i cittadini di Trento La Ducenta. Allora io, la mia modesta persona, sta facendo di tutto affinché persone che la pensano allo stesso modo e che hanno gli stessi obiettivi si mettessero insieme per ridare effettivamente quel vigore, quella forza, quella dignità a questa città che ne ha tanto bisogno. Cioè io vorrei, in poche parole, che i cittadini di Trento La Ducenta ritornassero ad essere protagonisti e ritornassero ad avere quella dignità di cittadini di Trento La Ducenta che gli è stata purtroppo rubata.